a Grotte Pellicceria Giambi. Vieni a Grotte, scoprirai le nuovissime collezioni di visoni, capi in pelle e cashmere. Giambre e anche tappeti persiani, i capolavori dell'artigianato orientale selezionati direttamente dai luoghi d'origine. Giambra pellicce e tappeti, a Grotte, Agrigento, Enna e Ribera. Giambra, quando lo stile coincide con la perfezione. In ognuno di noi c'è uno stile diverso che ci rende unici e speciali. C'è chi ama il design, le linee geometriche, l'acciaio, i materiali all'avanguardia, dalla durata illimitata. B3 Bartolomeo esprime il tuo stile. B3 è una grande realtà, presente in 3 diverse sedi in provincia di Agrigento. A Raffadali, a Canicattì, a Licata. Da oggi una nuova e sorprendente esposizione. Salotti e camere da letto moderne, in linea con le nuove tendenze d'arredo. B3 è il tuo mondo. B3 Bartolomeo Arredamenti, dove esprimi il tuo stile. Casa Arredo Lo Presti, già straordinariamente grande, diventa più grande con l'apertura di 3 nuove sale esposizione. In mostra le meraviglie di Casa Arredo Lo Presti: ceramiche, arredo bagno e rubinetteria, parquet, cucine in muratura e cucine componibili, porte per arredamenti e porte blindate con incluso il montaggio, prodotti di termoidraulica, riscaldamento e condizionamento. Casa Arredo Lo Presti, meraviglie di casa, ad Agrigento, Contrada San Benedetto, zona industriale, di fronte il nuovo ospedale. Nell'incantevole scenario della Scala dei Turchi si avverano i sogni delle coppie felici. Madison, dove festeggiare i tuoi momenti magici. Due eleganti sale climatizzate e una raffinata sala garden circondata dal verde. Un prestigioso ristorante, ma anche le nuove collezioni sposi e le splendide bomboniere per un ricordo indimenticabile del tuo giorno più importante. Madison, strada panoramica Porto Empedocle Real Monte, dove nasce la felicità. Un libro per amico, un programma prodotto da Televideo Agrigento. Condotto da Gaspare Agnello. Oggi, per la prima volta nella nostra trasmissione, parliamo di Pirandello, in particolare del suo romanzo Il fu Mattia Pascal, che uscì nel 1904 e di cui si celebra il centenario, anche se con un anno di ritardo. Una delle poche, anzi forse la sola cosa che io sapessi di certo, era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. Ma anche la certezza del proprio nome dovrà svanire ben presto nella vita del bibliotecario Mattia Pascal. A lui il caso ha dato una clamorosa possibilità: rinascere, azzerare il proprio passato e ricominciare una nuova vita. Moglie, suocera ed amici lo riconoscono nel cadavere di un suicida e lo credono morto. Ricco, grazie a una vincita al gioco, può rifarsi una nuova vita e inventarsi il ruolo di Adriano Meis. Ma la libertà appena acquistata è in realtà una ferrea prigione. Non è nessuno, non esiste, non ha una realtà sociale. È un forestiere della vita. Nemmeno l'amore che prova per la dolce Adriana può aiutarlo. Come può sposarsi? L'unica soluzione è morire di nuovo. Uccidere Adriano e fare rinascere Mattia. La sua nuova identità è quella del fu Mattia Pascal, un morto vivo
che non può riprendere la vita di prima. La moglie si è risposata e a cui non resta che ritornare bibliotecario in un paese dove nessuno legge e andare di tanto in tanto a far visita alla propria tomba. Per dirla coi ragazzi della seconda A del liceo ginnasio Eschilo di Gela, a cui do atto di avere presentato una bella tesina al convegno pirandelliano sul Mattia Pascalle, già Verga nel 1904, dalla lettura del fu Mattia Pascal, comprese perché non riusciva a scrivere e affermò che l'opera di Pirandello apriva la strada a un nuovo modo di fare letteratura, gettando le fondamenta del romanzo moderno. E se oltre a ciò gettiamo uno sguardo al panorama letterario che precede Pirandello, possiamo affermare che egli si affaccia al Novecento in senso innovativo. Il romanzo, continuano i ragazzi di Gela, è centrato sulla figura di quest'uomo senza più vocazioni, certezze e consapevole della propria negatività della sua vicenda esistenziale. Con Mattia Pascal nasce la figura dell'estraneo, dello straniero, dell'escluso, che a metà del Novecento verrà ripresa per fare un nome da Albert Camus. Questa condizione di estraneità lo porta a vivere da spettatore della vita, in una forma imposta alla società e in cui l'uomo si trova imprigionato. Più l'uomo tende a fuggire da questa forma e ad autodeterminarsi, più ciò gli risulta impossibile di fronte alla cruda realtà che è la nostra essenza e solo in funzione di noi stessi. Pirandello si avventura sulla via che all'inizio del XX secolo porterà alla psicanalisi di Freud che sconvolgerà l'io cartesiano, indagando sul rapporto tra l'essere che appare e l'essere profondo, contrasto poi riportato all'esasperazione nel suo romanzo Uno, Nessuno, Centomila, in cui abbiamo la profonda asserzione del nulla. Pirandello disgrega quella verità, così tanto custodita per secoli dalla religione e tanto cercata dai filosofi, descrivendo tutta l'impotenza dell'uomo di fronte ad una realtà priva di cardini. La verità non esiste, o meglio, essa è per ognuno 100.000, cioè nessuna. L'inetto, l'incapace di vivere, insomma, è l'uomo di Kafka, di Moravia, di Svevo, di Musil, e chissà se solo è una coincidenza il fatto che nel 1905 Albert Einstein pubblicò la sua teoria sulla relatività. Il romanzo, continuano gli studenti di Gela, suscitò all'atto della pubblicazione molte polemiche. Quando i critici lo accusarono di avere creato storie inverosimili ed assurde, lui rispose sarcasticamente, aggiungendo come conclusione del romanzo una storia simile a quella di Mattia Pascal pubblicata in un giornale del tempo che in fondo la vita copia dall'arte. Ora cedo il microfono a Gaspare Agnello e al professore Enzo Lauretta, che hanno accanto a loro il gota mondiale degli studi pirandelliani. Ma prima di chiudere voglio fare gli auguri di buon anno ai nostri telespettatori, a nome mio, di Gaspare Agnello e di tutta la redazione. Voglio ringraziare la ditta D'Angelo Gioielli di via Giovanni XXIII 44 che per tutto l'anno fornirà i gioielli che io indosserò durante le trasmissioni. Buon anno. Gentili telespettatori, buonasera. La nostra trasmissione Un libro per amico arriva quasi alla 50ª puntata e in tutti questi anni di nostra fatica letteraria noi non ci siamo mai voluti avvicinare a Pirandello. Beh, forse lo abbiamo fatto per un senso di inferiorità, perché parlare di Pirandello è come parlare del padre dei padri e quindi noi non ci sentivamo all'altezza di trattare di una così grande personalità letteraria
che ha sconvolto il mondo letterario, sia nel mondo del teatro, della narrativa, dei racconti, dei saggi. Insomma, Pirandello è uno dei personaggi a cui tutti gli scrittori siciliani e italiani degli ultimi decenni si rifanno. Ebbene, oggi finalmente è arrivato il momento di poter parlare di Pirandello. Ce ne dà l'occasione il 42esimo convegno internazionale di studi pirandelliani voluto dal professor Enzo Lauretta, 42 anni di studi per approfondire la tematica pirandelliana. E allora noi, approfittando della presenza di tanti illustrissimi ospiti, di tanti letterati del mondo della letteratura internazionale, abbiamo voluto cimentarci con Pirandello ed esattamente con il libro Il fu Mattia Pascale. Per la verità noi avevamo sentito parlare in un convegno precedente, alcuni giorni fa, alla Fondazione Sciascia, dove si parlava della scomparsa di Majorana. E però, professore Lauretta, io ho sentito molti interventi, ma parlando della scomparsa di Majorana veniva fuori ogni minuto il Mattia Pascale di Pirandello. E le dissi poco fa che più si parlò del Mattia Pascale che di Majorana. Si parlò del problema della scomparsa in generale. E diceva qua il professore poco fa che altri scomparsi ci sono stati, l'economista Caffè, per cui il problema della scomparsa è un problema grosso. Ma comunque noi ritorniamo al nostro Mattia Pascale. E io non ne voglio dirigere questa trasmissione, la dirigerà il professore Lauretta, ma voglio solo presentarvi coloro che interverranno alla nostra trasmissione. Iniziando dalla mia destra abbiamo Vladimir Krzyzewski dell'Università di Montreal. Poi come numero due abbiamo Manuela Geri dell'Università di Toronto in Canada. Poi abbiamo Dominique Boudor della Sorbona di Parigi, il professore Nino Borsellino, conosciuto da tutti gli agrigentini, professore alla Sapienza dell'Università di Roma, il professore Roberto Tessari dell'Università di Torino, Giorgio Pullini dell'Università di Padova e il professore Santeramo, non so se sbaglio, dell'Università di Kingston in Canada. Io non voglio dire altro e lascio il microfono immediatamente al professore Enzo Lauretta, che dirigerà questa trasmissione sul libro Il fu Mattia Pascale di Luigi Pirandello, di cui tra l'altro credo che ricorda il centenario da quando è stato pubblicato. E' appunto questa l'occasione che ci ha dato la possibilità di organizzare questo 42esimo convegno internazionale di studi pirandelliani che si svolge nella nostra città, un convegno annuale. E veramente 100 anni sono stati compiuti lo scorso anno, però lo scorso anno noi avevamo già programmato da tempo un altro convegno, quindi abbiamo deciso di dedicare quest'anno il convegno al fu Mattia Pascale, non soltanto per questa ricorrenza, ma perché questo libro è molto importante, uno snodo, è un libro di frontiera nella narrativa pirandelliana, un libro di inizio in cui Pirandello cambia praticamente registro e dà inizio a una nuova maniera di raccontare, a parte il fatto che questo romanzo quasi coincide con il famoso saggio sull'umorismo, che è una chiave per capire veramente l'ideologia di Pirandello. Ognuno dei relatori qui presenti, dei professori qui docenti, che ha tenuto o terrà in questi giorni una relazione su un tema del fu Mattia Pascale, si tratterà brevemente sull'argomento. Per esempio, professore Vladimir Krzyzewski dell'Università di Montreal in Canada ha parlato ieri mattina illustrando il suo argomento sul fu Mattia Pascale. Sì, io ho parlato. Parlato della sostanza, diciamo, tematica di questo romanzo, e ho definito questa sostanza come stranezza, però nello stesso tempo ho sottolineato
la presenza dell'ironia. L'ironia tradizionalmente viene considerata come figura retorica del pensiero. E oggi scopriamo che questo romanzo di Pirandello ha una grande attualità, perché attira la nostra attenzione sulla vita e su questa stranezza della vita. E in un certo senso si potrebbe dire che l'umorismo di Pirandello, il suo metodo creativo, comincia a funzionare in questo romanzo, che le cose che Pirandello dice, che Pirandello narra, e la visione del mondo, in un certo senso, ci fanno pensare a questa idea dell'umorismo, questo metodo, diciamo, discorsivo di Pirandello, che fa una distinzione tra l'avvertimento del contrario e il sentimento del contrario. Nel caso, come dice Pirandello, diverso e strano di Mattia Pascal, questo vuol dire che tutto ha un doppio senso. Non si può prendere la realtà come qualcosa di normale. La sostanza dell'arte, la sostanza della vita è strana, questa stranezza. Io potrei dire anche che per me il fu Mattia Pascal, che è stato pubblicato nel 1904, è il romanzo dei romanzi. Questo, il successo di Pirandello è assoluto, veramente è un romanzo geniale, poiché la retorica, la narrazione, la visione del mondo, tutto questo contribuisce alla potenza della parola pirandelliana. Grazie al professore Grisinski. Poi volevamo subito dire e ricordare come da questo romanzo sono stati tratti ben 3 film. Uno, il primo, muto di L'Herbier, il secondo di Chenal, il terzo di Monicelli. E la terza giornata del convegno si è occupata proprio di queste versioni cinematografiche. Manuela Geri, un'esperta in questo senso, la prego di accennare qualcosa a questo passaggio dal romanzo ai film. Sì, dunque, ci sono svariati motivi per cui il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello è un romanzo nodale nello sviluppo della forma romanzo. Uno di questi, e lo è sia a livello tematico che a livello formale, io credo che uno di questi motivi sia anche il fatto che un romanzo che porta già iscritta al suo interno l'ossessione per il visivo che viene a Pirandello dal fatto che lui è frequentatore di cinema dal momento in cui il cinema appare in Italia. Di questo romanzo, che lui stesso definì fortemente cinematografico in una lunga intervista data a una rivista francese in occasione della messa dell'adattamento cinematografico che ne fece Marcel Herbier, lui affermò appunto che il romanzo era intimamente cinematografico. Stranamente però, nonostante ci siano stati ben 3 adattamenti del romanzo, uno appunto di L'Herbier negli anni 20, uno di Chenal negli anni 30 e uno di Monicelli negli anni 80, io ritengo che tutti e 3 siano sostanzialmente tradimenti di quella cinematograficità intrinseca che Pirandello aveva invece sottolineato. Questo perché forse non si capì appieno, quello un po' non si capì appieno, un po' perché c'erano delle motivazioni di tipo diverso. Per quanto riguarda L'Herbiera, la tensione a lavorare all'interno di quell'avanguardia di cui lui era uno dei massimi esponenti, non si capì forse appieno che cosa Pirandello intendesse veramente. E nella mia relazione
ho suggerito che forse gli adattamenti più fedeli, fra virgolette, del testo pirandelliano sono quelli che non ne portano il titolo. E dunque, per esempio, tutto quel cinema che è dagli anni 60 noi abbiamo chiamato cinema d'autore o cinema modernista, e qui che va e attraversa la storia del nostro cinema, ma anche quello di altri paesi, e che si esprime fino agli anni 70, direi, non oltre. Io poi faccio instauro nella mia relazione un dialogo immaginario tra Pirandello e Antonioni, facendo particolare riferimento a Professione Reporter, che è in fondo la stessa storia, questo era già stato accennato da tanti, nessuno ci si era mai poi avventurato. Veramente io tento di dare una giustificazione di questo dialogo immaginario, che invece mi sembra estremamente proficuo, poiché la storia è molto simile non solo a livello tematico, poiché si parla di due uomini che assumono l'identità di un'altra persona, ma perché proprio a livello formale sono accomunati da una ricerca di una forma di narrazione che io definisco astratta. E poi niente, chiudo qua. Romanzo estremamente fecondo, romanzo fuori di chiave, perché da questo libro sono stati tratti non solo tre film, ma si è addirittura occupato il fumetto. Di questo particolare curioso parla Dominique Boudor. Sì, dunque parlerò giovedì dell'ultima manifestazione della prole del romanzo, prole in senso stretto, cioè conservazione della trama, conservazione dei nomi e utilizzazione di questa trama per aggiornare la problematica pirandelliana nel fumetier pascale della scissione della personalità e delle interrogazioni sulla frantumazione dell'io. Prima di dire qualche parola sul fumetto, non resisto al piacere di dire, anche perché francese, per collegarmi con l'Italia, che così come il romanzo di Pirandello è veramente un momento di rottura rispetto al romanzo dell'Ottocento, il primo adattamento, il film di Marcel Herbier, Feu Mathias Pascal, è un momento fondatore dell'avanguardia francese e della ricerca formale. Questo per dire che dal Mathias Pascal è venuto non solo una trama, ma l'invito a inventare una scrittura filmica moderna. Qualche parola del fumetto: è un episodio di Dylan Dog nel 1992, soggetto di Tiziano Sclavi, disegni di Andrea Venturi, che riesce, a collegare estrema modernità, Mathias Pascal è la parte buona e Adrian Meis è la parte cattiva. Evidentemente interviene anche Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Adrian Meis diventa uno zombie. Quindi questo per dire che la trama è veramente spinta agli estremi, però è ripreso lo stimolo, l'irrequietudine mentale di Pirandello, le interrogazioni più profonde sull'io. Con questo romanzo, grazie alla professoressa Dominique Boudor, con questo romanzo sembra che sia stato siglato un patto tra l'autore e il libro stesso, è una sorta di patto autobiografico di cui si è occupato e parla il professore Nino Borsellino. Ma il romanzo di Pirandello più indiziato di autobiografia, e le ragioni sono evidenti. Il romanzo è del 1904, come è stato detto, e in quel tempo Pirandello soffrì di problemi gravi familiari. Innanzitutto
la perdita del supporto economico che proveniva a lui dalla famiglia, che era ad Agrigento, della famiglia paterna, con un disastro della miniera di zolfo, appunto, del padre, e in questo disastro fu coinvolta la dote di Antonietta Portolano, la moglie, che era particolarmente labile, sensibile, rimase paralizzata da questa notizia, e Pirandello, si disse, allora nacque anche la leggenda della scrittura del Fu Mattia Pascal, si disse che, trovandosi in condizioni estremamente emergenti di necessità, allora improvvisò un romanzo, e improvvisò su che cosa? Si è parlato, si è detto che il romanzo di una scomparsa, è proprio forse del desiderio di una scomparsa, scomparsa che significa fuga dalla famiglia e fuga proprio dalla propria condizione sociale ed economica. In realtà i fatti sono diversi, e Pirandello aveva già pensato a una diavoleria, come dice, ma lui è un romanzo, però resta e invece il circuito che si stabilisce tra lo scrittore, l'esistenza dello scrittore e il romanzo, via via che il romanzo veniva costruito, veniva svolto e veniva presentato, come avvenne appunto, a puntate, a una rivista, alla Nuova Antologia. Bene, il patto autobiografico ha un rilievo anche per quello che riguarda il giudizio sul romanzo, diciamo comunque una delle interpretazioni del romanzo, perché ci riporta proprio a quella situazione del romanzo in Europa, del romanzo moderno, e il Fu Mattia Pascal è una delle anticipazioni più rilevanti, cioè dove l'io narrante, Mattia Pascal è colui che narra, è colui che vive, appunto ha vissuto la sua storia, l'io narrante diventa a questo punto non più soltanto la persona che è stata anagraficamente analizzata, ma diventa il personaggio, e si potrebbe dire che Pirandello si identificava in quel personaggio, forse desiderava appunto di scomparire, desiderava una libertà. Insomma, una specie di deflagrazione che avviene nell'ordine naturale delle cose, e la deflagrazione porta all'anarchia, ma c'è una sorta di compromesso continuo tra questa pazzia anarchica e nello stesso tempo il desiderio della tradizione. Di questo si occupa in maniera particolare il professore Roberto Tessari dell'Università di Torino. Sì, tra le pulsioni che spingono Mattia Pascal a rinnegare uno stato di cose che è quello che potremmo ognuno di noi, se un po' sfortunati, incrociare durante la vita, come probabilmente è capitato anche a Pirandello, nasce la continua, diciamo, ribellione anarchica del personaggio, la sua volontà legata a una certa mattana che probabilmente si riferisce anche simbolicamente al suo nome, Mattia, di evadere, di cambiare la situazione. Ma accanto a questo, che diventa il vettore poi del romanzo, e diventa anche il legame che attira il lettore, diventa l'elemento di suspense, non dobbiamo dimenticare forse anche di dire che si tratta di un romanzo che, nonostante la sua profondità, le sue stratificazioni, le sue difficoltà, credo fin dal momento in cui nacque è stato considerato comunque un romanzo avvincente, magari inverosimile, ma avvincente, capace di catturare l'attenzione. E credo che Pirandello abbia intenzionalmente e magistralmente giocato proprio su questi fattori, da un lato riuscendo a costruire un'ipotesi di trama che cattura inevitabilmente, per il suo mistero, per gli enigmi che propone, il lettore, ma dall'altro rimanda a tutta una serie di dati sapienziali. È la storia più profonda di ognuno di noi, forse di Pirandello in primo luogo, come dice giustamente Borsellino, ma di Pirandello in quanto uomo e di ognuno di noi in quanto uomo. E credo che sia anche un romanzo che culmina in una serie di insegnamenti estremamente profondi,
l'assidua visitazione del protagonista, unica soluzione che gli resta in una vita che sembra finire in un'ascesi assoluta, in una rinunzia da tutte le forme di conforto che un individuo normale, pur in una vita frustrante, può avere, la moglie, i figli, una condizione in qualche modo consolante che lo identifica, che gli permette di dire io sono questo, nel fu Mattia Pascal termina col rovesciamento totale, cioè col protagonista che è solo davanti a una lapide che gli ricorda che lui è il non morto, non vivo. Ha cioè nella sua ricerca di se stesso raggiunto un limite estremo che forse è quello con cui Pirandello nel suo sapere ci invita a confrontarci, il problema di una rinunzia che non è morte nel senso fisico del termine, ma è morte a tutti gli atrei, a tutti i fascini non positivi dell'esistenza. Questo romanzo è veramente un romanzo troppo importante per essere rinchiuso entro gli angusti termini del nostro territorio, della nostra penisola. Pirandello fu uno scrittore essenzialmente europeo, e quindi domandiamo al professore Giorgio Pullini dell'Università di Padova quali sono i collegamenti che esistono tra questo romanzo e il romanzo europeo. Sì, io mi sono mosso intorno al romanzo più che dentro il romanzo e ho cercato affinità più che influenze di altri romanzi su quello di Pirandello e di quello di Pirandello su altri romanzi, cioè ho scelto una decina di romanzi del trentennio che ha preceduto il 1904 e anche del trentennio che è seguito il 1904, e romanzi che hanno radice in un terreno, in un humus comune, cioè mi è interessato ancora più che il tema della sostituzione di un personaggio all'altro per un meccanismo magari romanzesco, il presunto suicidio di una persona, cioè mi è interessato piuttosto il tema della disgregazione della personalità, la dissociazione della personalità, un protagonista che non riconosce più se stesso come essere unitario, ma che si scinde in vocazioni, in tendenze diverse, spesso contraddittorie, che patisce quindi di una crisi di alienazione, di emarginazione rispetto alla società e quindi la solitudine. Ho scelto una decina di romanzi che vanno dalla Russia all'Inghilterra, dall'Austria alla Spagna, dalla Germania alla Cecoslovacchia, ma ce ne sarebbero stati anche tanti altri, ho voluto dare appunto dei campioni e fermarmi al 1930, non venire più in qua. Ecco, mi limito per il momento a dire questo, alcuni sono molto noti, come per esempio lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, il ritratto di Dorian Gray. Passiamo dalla scissione del personaggio in due volti diversi, secondo la scissione della coerenza morale, il bene e il male che si contrappongono, oppure la scissione in Dorian Gray fra giovinezza e vecchiaia, bellezza e decadenza fisica. E qui mi limito a citarne uno, Nebbia di Unamuno, semplicemente perché ieri non ho fatto tempo a citarlo e allora riempio la lacuna. Unamuno, uno scrittore famoso spagnolo, l'ha scritto nel 1914, quindi 10 anni dopo. Indubbiamente c'è il sospetto che abbia rieggiato un pochino Pirandello, perché al di là del caso del protagonista che ama tre donne diverse a seconda di sue tre vocazioni diverse, si identifica in una di esse che non si assomigliano fra loro, ma al di là di questo mi è interessato il fatto che nella seconda parte del romanzo lo stesso Unamuno diventa regista dell'azione ed esprime alcuni concetti che collimano proprio con concetti che Pirandello ha lasciato cadere nel fu Mattia Pascal e anche in altre sue opere, come per esempio il principio che il dubbio è l'anticamera della libertà, come il principio che ognuno di noi ha una maschera, interpreta una parte, che la vita è spettacolo e che quando gli altri non ci impongono una maschera il personaggio rimane solo e si sente perduto perché non è più nessuno. Ecco, io non cito qui i passi, ma qui evidentemente Unamuno aveva presente proprio il fu Mattia Pascal. Romanzo, abbiamo visto, particolarmente fecondo di esiti, di influenze, di risultati, di approdi. Abbiamo ricordato l'approdo cinematografico multiplo, abbiamo ricordato persino il fumetto, ma c'è anche il teatro, perché Tullio Chese ci ha tratto da questo romanzo una grande pièce teatrale
che è stata presentata con grande successo al Teatro Manzoni di Milano e poi in mille rappresentazioni in tutta Italia. Di struttura occultata teatrale parla Donato Santeramo di Kingston in Canada. Vorrei pregare Donato di chiarirci bene il significato di questo problema. Io mi sono occupato un po' appunto della struttura teatrale, cioè, mentre da una parte il fu Mattia Pascal è stato studiato molto come a livello embrionale, come anticipazione di molte delle teorie trovate nell'umorismo, e poi il fu Mattia Pascal come realizzazione cinematografica, mi è sembrato comunque che ci fosse anche una struttura teatrale partendo soprattutto dalla lingua, no? Questa lingua effervescente con queste continue interruzioni, e anche Pirandello stesso all'interno del testo del romanzo a volte interrompe la narrativa proprio per presentarci uno scenario teatrale anche a livello proprio della pagina. Quindi ho pensato di vedere all'interno del romanzo degli spunti del teatro di Pirandello che verrà, e di notare anche se da una parte, come è stato notato, che le sue novelle possono essere considerate il laboratorio di Pirandello per il suo teatro, in un certo senso anche il fu Mattia Pascal si può intendere come laboratorio quantomeno linguistico e anche strutturale del suo teatro che verrà. Gentili telespettatori, come avete visto, questa sera la nostra trasmissione ha volato molto in alto. Abbiamo avuto dei luminari della letteratura italiana e mondiale che ci hanno parlato di Pirandello. Io sono molto felice e credo di aver reso un servizio a coloro che hanno la fortuna di seguire questa nostra trasmissione e principalmente questa nostra puntata. Lasciatemi concludere con un ringraziamento al professore Enzo Lauretta, che organizza questi convegni di così alto livello, che ci ha consentito questa trasmissione, che ha voluto disturbare tanti luminari per venire alla nostra trasmissione, e voglio ringraziare Santeramo, Giorgio Pullini, Roberto Tessari, Nino Borsellino, Donato Santeramo, Vladimir Krisic, Domenichi Budor, Manuela Geri, che hanno partecipato alla nostra trasmissione. Il professor Vladimir Krisicki e Domenichi Budor della Sorbonne. Io voglio chiudere con un riferimento personale, se me lo consentite. Ci sono due professori del Canada, Santeramo di Kingston e Manuela Geri dell'Università di Toronto. Quando il vostro aereo sorvolerà Toronto ed Hamilton, vi pregherei di lanciare un fiore sulla tomba di mio fratello con il vostro pensiero. Grazie e buonasera. A Grotte, Pellicceria Giambra. Vieni a Grotte, scoprirai le nuovissime collezioni di visoni, capi in pelle e cashmere. Giambra e anche tappeti persiani. I capolavori dell'artigianato orientale selezionati direttamente dai luoghi d'origine. Giambra Pellicce e Tappeti, a Grotte, Agrigento, Enna e Ribera. Giambra, quando lo stile coincide con la perfezione. In ognuno di noi c'è uno stile diverso che ci rende unici e speciali. C'è chi ama il design, le linee geometriche, l'acciaio, i materiali all'avanguardia, dalla durata illimitata. B3 Bartolomeo esprime il tuo stile. B3 è una grande realtà, presente in 3 diverse sedi in provincia di Agrigento, a Raffadali, a Canicattì, a Licata. Da oggi una nuova e sorprendente esposizione. Salotti e camere da letto moderne, in linea con le nuove tendenze d'arredo. B3 è il tuo mondo.
B3 Bartolomeo Arredamenti, dove esprimi il tuo stile. Casa Arredo Lo Presti, già straordinariamente grande, diventa più grande con l'apertura di 3 nuove sale esposizione. In mostra le meraviglie di Casa Arredo Lo Presti: ceramiche, arredo bagno e rubinetteria, parquet, cucine in muratura e cucine componibili, porte per arredamenti e porte blindate con incluso il montaggio, prodotti di termoidraulica, riscaldamento e condizionamento. Casa Arredo Lo Presti, meraviglie di casa, ad Agrigento, contrada San Benedetto, zona industriale, di fronte il nuovo ospedale. Nell'incantevole scenario della Scala dei Turchi si avverano i sogni delle coppie felici. Madison, dove festeggiare i tuoi momenti magici. Due eleganti sale climatizzate e una raffinata sala garden circondata dal verde. Un prestigioso ristorante, ma anche le nuove collezioni sposi e le splendide bomboniere per un ricordo indimenticabile del tuo giorno più importante. Madison, strada panoramica Porto Empedocle Real Monte, dove nasce la felicità. Un libro per amico, un programma prodotto da Televideo Agrigento. Condotto da Gaspare Agnello.